E ora un salto in Liguria, in particolare in provincia della Spezia, per conoscere il benessere animale in relazione alle uova e all'allevamento di galline. È in provincia della Spezia che Lanfranco, assieme alla sua famiglia, alleva galline ovaiole nella maniera più naturale possibile, libere di uscire dal pollaio al sorgere del sole, di ruspare sull'ampio terreno a disposizione, seguendo il loro ritmo naturale senza forzature. Allevate in un posto ideale per il benessere animale, lontano dal caos delle strade e dalle varie attività. La filosofia dell'azienda è quella di fornire al consumatore un prodotto sano e genuino a chilometro zero, ottenuto rispettando in tutto gli animali. Siamo con Lanfranco che ci descrive il suo allevamento. Allora, qui siamo nel nostro piccolo allevamento dove sono presenti circa 2000-2100 galline. È un allevamento all'aperto, quindi noi alla mattina apriamo i polai e loro escono nei terreni, vanno sotto le piante. Naturalmente per il benessere animale abbiamo messo tutta l'acqua in giro dove ci sono i vari ciucciotti, quindi loro in qualunque momento possono bere e c'è una zona dove trovano anche il mangiare. Qualcheduna decide di andare fuori, qualcheduna, come avete visto nel filmato, se ne rimane dentro, però facciamo di tutto per il benessere animale, insomma, per tenerle bene queste galline qui. Tutto qui. Quante sono le galline più o meno? 2100-2002, dipende un po' anche dalla stagione, poi quando si cambiano bisogna fare il vuoto sanitario, disinfettare, rimanere vuoto per almeno 21 giorni, dopodiché si possono rimettere dentro l'altra partita. A volte compriamo i pulcini, a volte compriamo già le galline pronte all'uovo, dipende un po' come siamo messi in quel momento. Questo è il centro di imballaggio dove vengono controllate le uova che vengono portate dall'allevamento. C'è una prima parte dove selezioniamo, ricontrolliamo le uova che non abbiano dei difetti, che non abbiano delle crepe e poi le passiamo al confezionamento. Prima del confezionamento avviene la timbratura, che nel nostro caso, essendo un'azienda piccola, è manuale. Vi posso far vedere eventualmente come avviene la timbratura dell'uovo. È una timbratura manuale dove c'è il codice aziendale per la rintracciabilità dell'uovo. Questo è fondamentale perché ci viene richiesto dall'USR rintracciabilità dell'uovo quando confezioniamo. Ecco, questo è quello che avviene nel nostro centro di imballaggio, come tutti dicono. Come viene commercializzato il vostro prodotto? Sì, allora, una volta controllato le uova, timbrate e confezionate, vengono consegnate nella nostra provincia, limitrofa, nei negozi tradizionali, frutta e verdura, qualche supermercato abbastanza importante, che visitiamo praticamente durante la settimana, almeno 2 volte la settimana. Eventualmente consegniamo anche piccole quantità proprio per avere il prodotto sempre fresco, di volta in volta. Insomma, ogni 2 giorni il cliente ha l'uovo magari raccolto il giorno prima. Ecco, questa è la nostra politica di commercializzazione.